Ciao a tutti ragazzi, sono tornato con una nuova deck profile. Ho vinto l'ultimo torneo di Addison che ho disputato. Quello prima ero arrivato secondo solo dopo il grande Matek che Esatto. avete visto il video settimana scorsa. Vi faccio vedere cosa ho portato. Ho voluto portare qualcosa di un po' familiare, ma che in realtà ho voluto modificare rispetto alle liste standard che ho visto in giro, quindi adesso vi mostro un po' le mie idee. Allora, ovviamente Stratos, carta fondamentale, Oceano ne gioco solo uno, vi faccio vedere subito il perché gioco Prisma. Prisma ritengo che sia in realtà l'eroe elementale più forte da giocare, perché ti dà tantissima versatilità e anche velocità, cioè ti permette di non giocare due listi sbocchi totali, perché sono allucinanti, fanno veramente schifo. Con lui ti permetti quindi di mandarlo subito se vuoi acqua, altrimenti gioco degli altri target di main che mi permettono di giocare contro l'avversario, quindi non è male, è molto forte. Tra l'altro è luce e questo non è da sottovalutare perché con gli onesti lavora anche in combinazione. Ma poi vecchi mazzo macchina con Prisma puoi Esatto, infatti andare anche su dopo ci arrivo. Tre Alius ovviamente e questi sono tutti gli eroi che gioco di main. Poi due Snowman, molto forte perché acqua e principalmente un body che spacca mostri. Non ci sono altri acqua migliori in realtà, quindi alla fine ti conviene giocare questa anche se non è una carta aggressiva ma è più difensiva. Talpa, la carta più forte. no, non mi piace molto come carta, ma Il meno è molto strano come. sì, allora l'ho vista in altre liste, me l'ha consigliata anche il mio amico Giorgione e il Barone. A me comunque non piace molto, infatti spesso la desido questa carta. Anch'io non sono fan di Mane. Però in realtà con lui mi permette di giocarci mandandola dal mazzo al cimitero e fare delle combinazioni carine che dopo magari vi mostro. Quindi l'ho voluta giocare di main. Saber Drago, uno solo di main, perché anche questa è una carta che non mi piace molto di main, e però sempre per lo stesso discorso di Prisma. Contro un qualsiasi mazzo macchina, o anche se non è un mazzo macchina, comunque lui ha un macchina sul terreno, mando addo Prisma in 10 modi diversi, mando Saber Drago fondo e faccio la fusione che gli toglie macchina, quindi è molto buona. Inoltre luce per i due onesti, quindi fa anche aggressivo, insomma, una carta comunque buona. Ho voluto giocare un piccolo engine acqua. Questo è un ratto che non ho mai visto. Sì, è un ratto che non si vede per niente, ma ho pensato una cosa. Ho pensato che in realtà questa non è una carta molto forte, principalmente la usi perché vuoi fare acqua al cimitero e principalmente la vuoi risolvere solo una volta. Non vuoi vedere in due turni, almeno per il mio stile di gioco, io non voglio vedere una diva che evoca uno di questi, poi anche se ce n'ho un'altra in mano ne evoca un altro. Non è una giocata che mi piace. Ho visto che è il ratio giusto questo perché in realtà anche lui, ovviamente è un po' il brick del mazzo, però essendo un mazzo beat, alla fine è un 1700, anche se è giallo, alla fine qualcosa fa, diciamo così, anche se lo peschi monocarta. Infatti, spesso quando non so cosa togliere, addirittura tolgo una diva e gioco 1-1, da quanto può essere versatile questo piccolo engine. Giocarne 2-3 o 3-1 mi sembra una scelta non ottimale e ha ripagato molto questo lato in realtà, è stato molto buono e sono soddisfatto. Poi fusione Ok, futura, ovviamente, molto forte. Questa non mi giochi piace però molto. giochi le dive di main. Esatto, la gioco solo perché ho le dive di main, ma in realtà non mi piace comunque L'hai mai perché desiderata? Un torneo? Sì, l'ho desiddata, ovviamente non la desiddo contro i mazzi magari beat o contro all'ultimo turno ho beccato un gadget, ho pensato fosse comunque forte perché al limite gli tolgo due mostri, giocandone molti uguali, io gli posso spaccare due mostri con l'attacco uguale, però non mi piace molto, infatti tra i vari slot questa è una di quelle carte che si potrebbe giocare come no. Ovviamente rota, anzi refuerzo dell'esercito. E tre emergenza. Alcuni ho visto che ne giocano due. In realtà voglio avere molta versatilità con la giocata di Prisma, quindi ho preferito giocare tre emergenza. Quasi sempre ne decido una post side perché voglio carte migliori che entrano nel side. Ne ho dovute lasciare tre contro gadget perché è un mazzo che ogni turno mi fa mostro e quindi anch'io ogni turno voglio avere un mostro in più piuttosto che qualcos'altro.
3 scintille ovviamente, fortissimo, 3 miracolo ovviamente, ci sta. Con la giocata tra l'altro del prisma la faccio, cioè se la vedo in mano è sempre vivo. Prisma ti rende viva miracolo. Sì, assolutamente, e anche queste sono una giocata in più che comunque mi piacciono molto, giocarle così poche ma non troppe. Troppo adesso? No. No, tempesta e tifone. Sono due carte secondo me staple che dovrebbero essere giocate in qualsiasi mazzo, anche in questi che magari sono un po' più trappolosi e di solito qualcuno non gioca questo, ma secondo me è staple. Talmente tanto staple che gioco anche un Tornado de Polvo, perché ritengo che togliere le set prima di sprecarmi i mostri, che comunque in realtà sono pochi, e le scintille, preferisco usare una carta per togliere una set e tenermi queste per altre cose. Quindi un Tornado de Polvo, 3 Prison, perché ripeto, ho pochi mostri, voglio togliere il più possibile i mostri degli avversari, e 2 Bottomless per lo stesso motivo, comunque sono carte forti e staple del formato. Poi passo alle Big Five, che sono Solenne, Staple, Forza di Flessa Staple, Tributo Staple, Dashot Staple, queste si giocano in tutti i mazzi praticamente del formato. E la quinta? Il call. Top. Il call, allora anche questa non mi piace particolarmente, ma l'ho messa con un perché. Il perché è praticamente sempre prisma, perché con prisma io posso mandarmi oceano, posso mandarmi oceano che in stand by mi adda un altro mostro, quindi se la faccio nella mia draw comunque attivo l'effetto. Posso fare la giocata che comunque se ho questo al cimitero posso spaccare o addare nel turno dell'avversario, posso evocare Cyber Drago per fondere di nuovo, avere comunque un ciccione o avere talpa. Quindi sì, secondo me ci sta come carta. Sì, ci può stare. Poi non ti è piaciuta però? Non mi è piaciuta molto, non mi è piaciuta molto perché sto anche pensando a altre carte effettivamente da mettere. Ad esempio non gioco le Blast, non so se qualcuno se ne è accorto, potrebbe essere un target perché Blast spacca anche. Questa forse è più versatile, boh, sono carte un po' da provare, quindi al momento ho giocato così, comunque è stato buono. Poi extra, ma immagino. Extra, Stardust e Colossale che si fanno con le dive se hai pupazzo in campo, che sono degli 8 subito. Poi come set ho giocato questo che lo fai con Cyber Drago. E poi con il discorso Artwork, sì, vabbè. Poi col discorso che gioco Brain magari hai anche possibilità di fare con altre carte. Poi Brionac e Goyo, questi li fai con i tuoi livelli 4 ovviamente, sono staple. E quelli che fai in realtà di più sono questi due: Catastor contro quasi tutti i mazzi, Android contro quelli oscurità principalmente. E ricordo che comunque è anche luce per gli onesti, quindi può essere utile anche per quel motivo lì. Poi passiamo alle fusioni, gioco 2 di questi, per sempre la giocata del prisma principalmente, perché comunque posso permettermi tanto spazio di extra. Poi ho giocato questo che serve per mandare oceano, sì. Il prisma. Vabbè, ce l'avrei tutti. Questo che serve per mandare talpa. È il mio preferito dell'extra. Bisognava dirlo effettivamente. Sì, assolutamente, guarda quanto cazzo è bello. Poi mono target di terra, mai calato, non penso che si usi in realtà la carta. E la Trinità, e ovviamente gli dei. Sì, fortissimo, carta più forte del mazzo. Di Gorza, anche se non gioco Gorza. Sai, allora, 3 di questi perché... Anche c'è un tipo ai local che sì. Gioca un mazzo. Sì, esatto, potevo prendermi un mazzo con Norrelas e Onorella, insomma. Poi in generale Vaio Turbo è giocatissimo. Sì, Vaio Turbo, anche se in realtà non mi piace molto come carta, io preferirei giocare altro, però dato il local li ho messi dentro. Non mi sono mai serviti, mai sidati, mai, non servono mai in cazzo. Il secondo Cyber Drago, contro i mazzi agro o comunque contro i mazzi macchina. Doppio pachicefalo perché è terra, eventualmente per fare la fusione terra, ma anche perché ovviamente blocca le special e soprattutto fa buco nero praticamente quando lo setto, quindi contro quei mazzi tipo anche drago questo lo soffre molto, perché semplicemente basta settarlo e gli pulisci il terreno spesso, perché lui evoca tutto special o quasi. Doppio cross out contro i mazzi che settono, come può essere Vaio Turbo, Mazzo Rico, Gia Rico. Mazzo Rico,
E poi ho giocato doppio schiacciare per i mazzi aggro, mirror match. In realtà questi sono entrati quasi sempre, se non ricordo male. Smash perché... io ritengo, secondo me, una delle carte più forti, sì, del formato. Sono veramente generale, forti veramente anche contro Blackwing, perché gli togli la carta di attacco Icaro e tu puoi quindi dopo settare, evocare togliendogli il mostro prima. Non male. Doppio da Stornedo, molto forte, mi è piaciuto tanto. Spesso andavo con due di side, quindi ne si dava solo uno, però mi è capitato anche di metterne tre e sono stati risolutivi spesso. E poi tripla maschera, perché gli scotch non ci piacciono. I monarchi non ci piacciono. Però giochi questa pur giocando anche la magia di... Sì, diciamo che questa contro di me mi toglie una giocata, contro quell'altro mazzo gli toglie il mazzo. Quindi the side, amen, dai. Sì. The side tipo... No, le spark le tengo comunque, perché non è detto che le peschi sempre, certo, in coppia. Certo. Però, cioè, diciamo che se io ho spark... E ho questa girata, lui non gioca, quindi mi deve giocare per togliermela. Se me la toglie, ho spark viva, quindi me la ritengo una carta migliore di tappeto, perché questo mazzo soffre molto monarca in generale. Direi tutto chiaro. Ok, niente, spero che vi sia piaciuto il video, anche un po' le spiegazioni. Ho provato qualcosa, come dicevo, Non di totalmente alternativo, però alcune cosine, dai, sono abbastanza alternative e particolari. Spero di far bene in un altro torneo, di rivederci presto, e grazie a tutti. Ciao.